Sono Ciccio Sultano, nelle cucine di Gelo Sefferano. Oggi prepariamo la mia pasta con le sarde, un piatto iconico che racconta una storia millenaria. Cominciamo. Cominciamo a pulire il nostro finocchietto selvatico. Dunque, le parti coriacee vanno eliminate. Sono importanti queste parti di verde intenso, molto buone, con questa parte tenera che, come si vede, così si taglia tutta e per intero. La stagione più importante è la primavera del finocchietto selvatico, ma in tarda primavera, inizio estate, si fa seria. Deve essere un furetto, un ricercatore dove ci sono punti di acqua, il finocchietto ancora può resistere. Ma c'è anche da dire che, pazienza, se siamo ad agosto, settembre, non troviamo il finocchietto, prendiamo il finocchio normale, lo tagliuzziamo e la pasta con le sarde ce la facciamo un po' truccata. È come con la pasta con le sarde a mare. Se le sarde non ci sono, che fai? Prendi tutti gli ingredienti della pasta con le sarde, la fai lo stesso e la chiami la pasta con le sarde a mare. Mettiamo un po' di sale nell'acqua. A me piace cucinare con poco sale, poi alla fine il piatto lo regoliamo. Prendiamo il nostro finocchietto pulito e lo andiamo a bollire. Lo facciamo annegare nell'acqua calda e lasciamo qui un 3-4 minuti. E assaggiamo come se fosse una pasta. Le verdure selvatiche vanno ascoltate, vanno sentite. Non sempre una verdura ha lo stesso tempo di cottura. È dato dall'acqua e dal sole che ha preso. Questi due elementi sono fondamentali. Prendiamo tutto il finocchietto dalla nostra pentola, lo strizziamo per bene, perché l'acqua ci serve dopo per la pasta. Potete farlo anche con le mani questo qui, però è un po' caldo. Scoliamo per bene, lo strizziamo, recuperiamo l'acqua in eccesso, la rimettiamo nella pentola e questo è il nostro finocchietto. A questo punto andiamo a tritare il nostro finocchietto selvatico, strizzato, bollito. Quei 200 grammi di finocchietto selvatico, come tutte le verdure, diventano un pugnetto di verdure. Uno dei motivi per cui le verdure sono una cosa preziosa. Questo è già fatto. Lo rimettiamo qua e procediamo per il prossimo step. Ci accettiamo che sta riscaldando, mettiamo i pistilli di zafferano sin quando si tosta, dopodiché mettiamo l'acqua per fermare la cottura. Facciamo questa operazione e questa è l'acqua di zafferano, il giallo preferito dagli arabi, e portiamo a bollore. Dunque, appena sentite il borbottio della pentola, si spegne, così che lo zafferano nell'arco di 15-20 minuti rilascia tutto il suo colore giallo e siamo pronti. Iniziamo con la parte musicale del piatto, il pan grattato. Salsa di pomodoro, l'olio d'oliva importante extravergine, l'aglio tritato, mi raccomando aglio italiano, origano di campagna, peperoncino, una punta di coltello o quello che preferite, in base a quanto calore volete in bocca, prezzemolo, possiamo frullare. Si sente un profumo, un bel profumo di Sicilia. Mettiamo il pan grattato secco di grano duro, l'importante è che il pane sia di grano duro, e andiamo a mescolare. L'unico momento in cui ho tradito la ricetta è nel pan grattato, ho messo il pomodoro, si può anche non mettere, però voglio dire, l'innovazione si crea attraverso il tradimento della tradizione, dunque noi siamo per il tradimento e quindi eccoci qua. Lo passo al colino a maglia grande, importante, perché sennò non passa. Questo qui serve per levare, diciamo, le palline e rendere uniforme il pane. Dopodiché quello che mi rimane dentro, a me interessa dentro, perché questa è una pasta che mi deve dare una grande rusticità. Serve solo per sgranare le palline di pane inumidito. Il pane è pronto, profuma di campagna. Ma la cosa bella è che con questo pane così crudo possiamo fare involtini, anche le sarde con un po' di mollica sopra e un po' d'olio, possiamo fare una bistecchina alla palermitana. È un pane che ha una grande versatilità, può servire anche da condimento in un ripieno.
ma in questo caso lo andiamo a tostare perché ci serve la parte musicale e croccante della nostra ricetta. Mettiamo un po' di sale. Il pane ha preso il suo colore tostato, il rumore che fa in padella è quasi metallico, è pronto. A questo punto lo mettiamo nella nostra ciotola e questo qui è il risultato di questo pane profumatissimo. Tutti quanti gli ingredienti si sono tostati, sono cotti e sono pronti per essere mangiati. Puliamo le sarde. Tagliamo la testa e le spine ventrali. Leviamo le spine dorsali e mettiamo dentro il ghiaccio. Il lavoro delle spine, levate prima, è importante perché quando andiamo a deliscarle ci aiutano parecchio a non avere spine poi dentro gli spaghetti. Iniziamo a deliscare. Perché abbiamo diverse ciotole? Perché ci servono per levare il sangue in eccesso durante la pulitura delle sarde. Li dobbiamo mettere sempre in un contenitore pulito, con ghiaccio, in modo che la nostra catena del freddo non venga mai, mai interrotta. Quindi, come dico sempre ai miei ragazzi, a noi il pesce è già morto, non uccidiamolo un'altra volta. Una volta deliscate così le sarde, levando la spina centrale, vediamo che già la sarda è senza neanche una lisca. Quelle piccole lische che abbiamo in giro per la carne rimangono belle tenere. Facciamo l'ultimo passaggio, che è quello di pulire ulteriormente le sarde, perché la sarda è un pesce azzurro, molto grasso, e invece così leviamo un po' quel selvatichino che a volte si sente. Come vedete, l'acqua fredda non solo ci serve a preservare la carne del pesce, ma rende la carne bella turgida e nello stesso tempo lucida. Questo ci serve per asciugarle ulteriormente. L'argento vivo è bellissimo. Qui possiamo metterle dentro un sacchetto sottovuoto e surgelarle in un abbattitore. Calcolate che una volta congelate si scongelano con le mani, tra due mani, strofinandole leggermente, passandole dall'acqua, massimo 30 secondi, siete pronte per mangiarle, per farci un secondo, per farci le sarde a beccafico o la pasta con le sarde. Finalmente iniziamo con la pasta con le sarde, a montarla. Abbiamo messo dell'olio extravergine d'olive, acciughe tassative in olio extravergine d'oliva anch'esse. Sono belle cicciotte queste. Prendiamo il cipollotto e lo andiamo a mettere dentro. Uniamo l'aglio a tutto il composto. Le acciughe iniziano a sfaldarsi. Mettiamo un po' di olio di acciughe. Dato che è extravergine, mi raccomando, acciughe italiane. Mettiamo il peperoncino in base ai vostri gusti. Il mio è bello arrabbiato, a me piace la pasta bella calda in bocca, ma non piccante. Io quasi quasi un'altra acciuga gliela metterei. Aggiungo i pinoli. Aggiungo l'uva passa. Inizia tutto a imbiondire e prendere colore e il profumo cambia. Ecco l'acqua di zafferano, che è la parte magica, insieme col finocchietto. Tra l'altro sono elementi che conservano, antisettici, perché la pasta con le sarde era più una ricetta da viaggio, perché la usava l'esercito arabo per cibarsi. Prendiamo le sarde e le mettiamo tutte pronte per essere carduzziate, cioè tagliate. Non me ne vogliono i palermitani che non c'ho l'accento palermitana, mi dispiace, ma se volete mi impegno. Perché in realtà la pasta che sarde si chiama pasta che saidi. Però poi arrivano i catanesi che dicono scusa, ma anche noi ce l'abbiamo. Quindi noi siamo per l'unione. Le ricette, diciamo che il bello della cucina è che unisce i popoli e abbatte i confini.
viene tagliato in modo grossolana la sarda, no? La sarda deve avere tre tagli. Io vorrei aggiungere un altro po' d'acqua perché mi serve sia per pulire il pentolino fatto di zafferano, ma anche perché mi serve il sughetto. Aggiungo il sale. È importante mettere dell'acqua perché la ricetta ha bisogno dell'acqua, che le sarde si coprano e che cucinano e che diventano poi il sughetto. A questo punto la ricetta è pronta. Nell'acqua di finocchietto, dove abbiamo bollito il nostro finocchietto, andiamo a mettere la nostra pasta. Essendo una pasta di grano duro con grani antichi, è una pasta molto delicata che dobbiamo stare attenti, non stiamo a stare lì a mescolare sempre perché sennò si spezza lo spaghetto. È fondamentale avere il rispetto della pasta. È tempo di scolare gli spaghettoni. Mettiamo un po' d'olio d'oliva extravergine della nostra terra sicula. Massaggiamo leggermente la pasta in modo che si crei quel sughetto cremoso. Uscendo la pasta bella al chiodo, l'andiamo a saltare massimo un minutino, non oltre i 60 secondi. Possiamo impiattare. E completiamo con pane atturrato, cioè la mollica brustolita. Questa è la mia pasta con le sarde, ora l'assaggiamo. Sento il sapore della mia terra. Ci vediamo alla prossima.